Buongiorno, mai come in questo periodo questa sciagura che si è abbattuta sulla nostra società, sul mondo intero, obbliga in maniera incontrovertibile tutti noi a stare a casa e tutti coloro che devono lavorare, devono uscire di casa per lavorare, devono assolutamente essere il più possibile protetti contro questo male oscuro, questo virus tremendo che uccide le persone nel giro di pochi giorni. E mai come in questo momento le arti, la musica, la letteratura, tutto ciò che eleva lo spirito umano, assumono una dimensione ancora più intensa, visto la forzata permanenza in casa. E mai come in questo periodo, determinate esternazioni sulla musica che i grandi musicisti del passato hanno dedotto e hanno scolpito nella memoria di tutti, assumono prepotentemente un valore ancora più intenso e ancora più drammatico. La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c'è fuori. Questo era Johann Sebastian Bach. Sapesse del silenzio di oggi. La musica è la vita che risuona, questo era Schumann. La musica, senza la musica, la vita sarebbe un grave errore, questo era Beethoven. Bene, io vorrei dare il mio contributo pianistico e illustrativo presentando un album per pianoforte, Musical Harem, composto una quindicina di anni fa circa da un pianista e compositore toscano, Michele Lanari. È una raccolta di 13 brani che trae ispirazione dalla sensibilità fruita dal compositore, relativa al mondo femminile, la sensibilità sfaccettata di varie fruizioni della femminilità. I brani hanno ognuno un titolo di una donna e ad essa sono dedicate, ognuno alla donna a cui è intitolato il brano. La peculiarità di quest'album è la sua assoluta novità da un punto di vista del prodotto realizzato, anche se da un punto di vista del format compositivo e realizzativo si ascrivono pienamente a una più che navigata tradizione compositiva. I brani hanno un respiro melodico, ritmico, tratto dal più ridondante mondo moderno, pop, jazz, rock, new world, new age, ambient, cucito sapientemente all'interno di forme compositive classico-romantiche, dove il pianoforte assume e continua a mantenere la sua funzione di strumento solista, con tecnica trascendentale poliedrica, attenzione al mondo sinfonico e al mondo, tra virgolette, classico, generalmente denominato così, completa o quanto più completa. È un album che mi ha ispirato un progetto illustrativo e esecutivo che ho denominato New Age Piano 2.0. Nel mondo delle evoluzioni elettroniche, le versioni successive dei vari file, dei vari programmi, soprattutto dei vari software, sono sempre state denominate con una numerazione del genere, 2.0, 3.0, eccetera. E a questo mi sono ispirato perché ho pensato che rispetto al pianoforte New Age, alla New Age Piano Music, iniziata esplicitamente alla fine degli anni 70, soprattutto in America, con la figura di George Winston. Winston è stato il primo grande, è il primo, per l'amor del cielo, è il primo grande pianista, ora a una certa età però, New Age, che nel 1980 iniziò questa fantastica avventura del pianismo solista, rilassante, meditativo, distensivo da ascoltare in casa, nel disco, in una dimensione assolutamente intima, con l'album Autumn, di cui il primo brano. Eccetera, già scolpiva questa dimensione
magnetica e coagulante con pochissimi mezzi, con un minimalismo fruito da chiaramente un'amatrice storica e tutta una serie di assunti e di realtà musicologiche che si sono verificate dopo gli anni 60, che non mi va di approfondire perché comunque il mio ambito e la mia descrizione si basa su questo specifico album che rappresenta una novità. Per cui questo pianismo poi nel corso di questi decenni si è moltiplicato in vari personaggi, in vari artisti, che hanno continuato sempre a scrivere per pianoforte e a realizzare una musica sempre di stampo e di confezione pop, quindi all'interno della cosiddetta musica leggera. Questo album no. Il musical harem di Michela Lanari si ascrive pienamente nella tradizione del pianismo concertistico, da concerto, da teatro, da auditorium, dove le forme musicali e le strutture compositive riecheggiano completamente la tradizione, ma sono basate su questo ammontare molto goduto e molto presente nella più recente memoria sociale, collettiva, più generale, di musiche tratte dalla realtà cinematografica, dai cliché sonori pubblicitari, non so, ho ricordato quello di Wim Mertens. Compositore belga che ha fatto una grandissima fortuna con il grande successo che ha avuto questo brano, Struggle for Pleasure. Ora, questo linguaggio musicale è stato sapientemente cucito dal compositore Lanari nel creare questo strepitoso album che purtroppo ancora oggi è praticamente sconosciuto. Io lo vorrei presentare ed eseguire integralmente. E oggi cominciamo col primo brano. Il primo brano, La prima leggendaria donna, Eva. Eva è il brano d'apertura dell'album. È un brano in La minore con più strutture all'interno del pezzo. Lentamente, quasi senza tempo, inizia con una sognata e sognante situazione musicale vaporosa, indefinita, nebulosa, che presenta timidamente un tema indeciso, intimo, che poi immediatamente comincia a muoversi secondo una caratterizzazione etica assolutamente romantica, su una struttura di accordi e una connotazione di modulazioni armoniche che usano costantemente gli intervalli di quarta e di quinta, gli intervalli di nona, in maniera sistematica, creando degli agglomerati accordali e sonori che rappresentano delle entità a sé, non sentono la risoluzione, non sono ascritti alla tradizione compositiva dell'accordo tensivo che ha bisogno di essere disteso e risolvere la sua tensione su un accordo di tonica, su un accordo rilassante, come è proprio della tradizione classica. E si muove secondo una tradizione ancora più intrisa di romanticismo, con uno sviluppo sinfonico, sinfonico di accordi, di arpeggi, di sonorità e di timbrica, e sfocia in un luminoso do maggiore molto ritmico e molto ridondantemente proiettato verso il mare e verso il riecheggiare ciò che è il fluttuare sulle onde, dove si spiega questo fantastico tema molto tratto da una facile e identificabilmente immediata tradizione pop rock, che si sviluppa successivamente da una voce singola a una doppia voce d'ottava. E questa doppia voce d'ottava poi sfocia nella parte conclusiva della coda, che si presenta sempre in do maggiore, che poi va rarefacendosi, ripresentando il tema iniziale, e si proietta in una coda dal carattere molto episodico e molto sinfonico, sinfonismo che poi si espleta nel fatto che si apre a una grandissima sonorità, più
più che fortissimo finale, dove questo tema viene ancora una volta ripresentato nella luminosissima tonalità di Do maggiore, che spazia completamente su tutta la tastiera con vari accordi, accordi molto ampi, decima, le decime sono presenti, anche le undicesime sono presenti in questo brano, e anche più ampie. Accordi anche più ampi, per poi concludersi appunto con questo gioco di incrocio delle mani che completa il brano con un grande sinfonismo sonoro che abbraccia un range di suoni dal più grave al più acuto, comprendendo quasi tutta la tastiera. Bene, Eva. Thank you.
Buongiorno. Il secondo brano dell'album Musical Harem si intitola Silvia. Silvia è un brano in la minore. Evoca immediatamente i secondi movimenti, il secondo tempo di una forma sonata. Quindi è un tempo adagio o andante, lento, che svolge un tema solo dal carattere lirico. Molto intenso e pregnante dall'inizio alla fine, e Silvia si ascrive proprio a questo format. È la minore, ha un carattere ritmico, svolge un tema che alterna crome a biscrome, a minime, e ha un carattere vocale molto aperto. È un brano triste, malinconico, che racconta una storia. Racconta un vissuto con vari e cangianti colori e varie e cangianti situazioni luminose, più cupe, più tristi, più gioiose, momenti, sprazzi di felicità cuciti a immediati ricordi che evocano una certa tristezza. È un brano molto episodico e memore anch'esso di una melodicità di assoluta modernità. La bellezza e la singolarità di questo brano si espleta poi alla fine, dove il ricordo, la narrazione che magari questa stessa Silvia sta eseguendo, comincia a diventare sfocata. Il compositore riesce a creare, grazie a un gioco di audaci dissonanze finali, una sorta di sfocamento di immagine, come se il racconto diventa un'immagine che man mano si sfoca, si smaterializza fino a scomparire, per poi appoggiarsi sull'ultimo suono e sulla tonalità finale, il re maggiore, sempre con la nona. Bene, Silvia.
Buongiorno. Il terzo brano dell'album musical Harem si intitola Alice. Alice è uno dei brani più difficili, più tecnicamente impegnativi, più compositi e più poliedrici dell'intero magnifico album musical Harem. E presenta delle sezioni insospettabili. Per distanza culturale di determinate sezioni rispetto agli oggetti con cui è costruito. E sto parlando esplicitamente di una sezione organistica. Vi è una parte contrappuntistica in cui sfocerà prima di completare la propria vita espressiva il brano. Adesso ci arriviamo. Dunque, Alice inizia in un re maggiore, connotato da un gioco costante di tonica su settima sensibile che crea un seducente gioco motivico e ritmico. Sotto il quale nasce un tema ritmicamente inquieto. Non simmetrico, tipicamente pop rock, che fa da preludio allo svolgersi in maniera molto solare di questo tema. Alice è un brano che sprizza vita, luce e gioia di vivere sin da subito in maniera velata, ma nella seconda pagina in maniera esplicita, con un sol maggiore luminosissimo. Cucito in una struttura ritmica assolutamente singolare e non simmetrica, è un 5 quarti: Sol fa sol re, sol fa mi re 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 sol sola, la cui vita così dinamicamente attiva da un punto di vista ritmico si svolge costantemente in un gioco grande e impegnativo di arpeggi che coinvolgono tutta la tastiera, completamente. L'88° tasto viene suonato più volte, così come il primo. E questa grande vitalità che si espleta in dei giri armonici che mi fanno pensare a delle Schneider aeronautiche, di aerei acrobatici, per l'ardita concatenazione di certe strutture armoniche che si susseguono, sfocia poi in una sezione successiva che apparentemente sembra più calma, ma che dà vita a timbriche dello strumento molto distanti e a evocazioni di timbri degli strumenti dal registro disparato e molto distante l'un con l'altro, dal più basso al tenore, al mezzosoprano, al soprano fino al sopracuto. Tutta questa sezione poi si anima di nuovo in sedicesimi, qua mi fa vagamente pensare a alcune parti del terzo movimento di Trois Mouvements de Petrouchka di Stravinsky, per poi sfociare inaspettatamente in Do maggiore nella sezione successiva in una sezione assolutamente organistica. Il tema, come volesse evocare un coro a cappella che esegue una severa polifonia, viene espletato con una scrittura pianistica che da pianistica diventa organistica, con sovrapposizione delle dita una sull'altra, e l'ingresso di questi di questo tema che diventa quattro voci reali, dove il gioco diventa fittissimo, il contrappunto, la scrittura contrappuntistica diventa oggettivamente corposa e svolge sempre questo tema, proiettandolo poi subito dopo nella sezione di sviluppo sinfonica successiva, dalla grande sonorità e dalla grande spazialità, e con l'uso anche di una struttura armonica basata su un riecheggiamento di qualcosa di modale. E tutta la struttura del brano poi si arrocca in un grande, più che fortissimo, sol maggiore finale, grandioso, con cui con una roulette pianistica imperniata sul trillo di un accordo di semibrevi, conclude maestosamente il brano. Bene, Alice. Thank you.
Buongiorno. Il quarto brano dell'album Musical Harem è uno dei più teneri, uno dei più intimi e uno dei più melodici e lirici dell'intera raccolta. Si intitola Laura, ma io l'ho ribattezzato Mara perché lo dedico a mia moglie, a cui piace particolarmente. Laura è un brano andante, tenero, calmo, intimo, in mi minore, ma sin da subito connotato da questa sovrapposizione di intervalli negli accordi che seguono, che creano immediatamente questa dimensione musicale tratta dal più moderno e attuale repertorio musicale tonale che si sia sentito. Lungi dall'essere semplice, il brano sin da subito si sviluppa in un gioco di echi polifonici con spezzettamento della struttura melodica fra le due mani e con uno stupendo gioco di sovrapposizioni armoniche. Questo brano lascia ancora stupefatti per come si proietta verso il proprio finale. Pensate a un coro a cappella, anche della musica, nella più recente o non tanto recente musica pop. Per esempio, pensate a Neri per caso, a quel gruppo di ragazzi che qualche anno fa sono balzati agli onori della fama per quei brani dove eseguivano tutta una serie di suoni solo con le voci e le altre voci del gruppo realizzavano una stupenda musica melodica, molto polifonica. Bene, l'ultima pagina di Laura non vuole rievocare suoni di strumenti, ma vuole rievocare proprio questa situazione di un coro a cappella, dove il tema si proietta in una dimensione a canone, compositivamente diventa un canone, con l'ingresso delle voci, che diventano tre e anche quattro, in maniera molto simile a uno stretto, strettissimo di fuga, valorizzando sempre l'inizio, dell'incipit tematico. Prosegue verso la fine questa sua vita arroccandosi nello stretto iniziare di ognuno di questi temi, nei registri più disparati del pianoforte nella zona medio acuta, dove l'ultimo ingresso, il mi dell'ultimo ingresso, vorrebbe essere l'evocazione di un nuovo tema, ma invece l'accordo finale. Thank you.
Buongiorno. Il quinto brano dell'album Musica d'Harem è Elisa. Elisa è uno dei brani più difficili, tecnicamente più impegnativi, più musicalmente corposi dell'intera raccolta. È un brano in re maggiore, connotato sin da subito da una struttura ritmico-armonica in tempo allegro vivace di accordi ribattuti di sedicesimi. Che svolge un tema solare, frizzante, molto acceso, appoggiato dagli ingressi della sinistra, della mano sinistra, che poi diventerà più melodica e molto più sonora nella seconda pagina con la modulazione in Do maggiore, svolgendo sempre questo tema, dove la mano sinistra poi si accoppia al gioco motivico della destra, diventando anch'essa una struttura melodica che contrappunta la struttura melodica e armonica della mano destra, creando questo gioco in sedicesimi costante, molto intenso e molto sinceramente impegnativo, che si gonfia, si apre anche sinfonicamente, per poi sfociare la sezione successiva con una grande sonorità in un Mi maggiore, dove le armonie impreziosite dall'apporto degli intervalli di quarta e di nona sono costantemente presenti, e tutto poi sfocia nella sezione successiva, poco meno mosso, in sette ottavi, dove viene presentato un tema connotato da un arabesco costante di terzine, di semicrome, e dalle armonie assolutamente seducenti e modernissime. Modernissime sempre in riferimento a un ambito più commerciale e più largamente diffuso rispetto alla musica, tra virgolette, classica. Tutta questa sezione si sviluppa sempre con questo gioco di arabeschi alla mano destra, seguito fedelmente dalla sinistra, per poi ritornare nella sezione di ripresa, ritornare, voglio dire, la sezione di ripresa, nella parte che segue, dove viene ripresentato il gioco delle semicrome, degli accordi ribattuti, che continuano a ripetere la sezione principale, creando proprio una ripresa, anche se molto più sintetizzata, e dopo tutta questa stupenda sezione si proietta verso il maestoso e grandioso movimento finale, molto sinfonico e molto difficile, dove polifonicamente vengono eseguite due strutture sonore melodiche contrastanti, che glorificano, mi verrebbe da dire, questa musica nel suo finale, concludendosi ancora una volta con la ripresentazione della struttura di accordi ribattuti, che viene rarefatta, spezzettata, interrotta, come a rievocare tantissime immagini cinematografiche di un motore, di un qualcosa che funziona e poi viene interrotto perché siamo arrivati alla fine. E questa fine poi viene espletata in un gioco sinfonico, dove si fa anche uso del pedale tonale, in re maggiore, con effetti eco che concludono il brano. Bene, questa è Elisa. Thank you.
Buongiorno. Il sesto brano dell'album Musical Harem è Diane. Diane è uno dei brani più eterei, scusa, uno dei più vicini a quel pianismo New Age di carattere commerciale e tipicamente fruito in casa, in disco, e ha un carattere musicale che alterna costantemente un discorso motivico alla destra e alla sinistra. È in si minore, dopo le seducenti battute iniziali, specchio completo delle più felici e delle più di successo armonie da cliché sonoro, pubblicitario o cinematografico, comincia a svilupparsi in un caleidoscopio di arpeggi per sesta, che coinvolgono gran parte del brano e creano questo gioco stupendo di colori che si rendono più intensi e più rarefatti. Segue la sezione centrale, ancora più lenta, ancora più evocativa, e la ripresentazione della stessa struttura iniziale, seguendo una morfologia compositiva assolutamente ascrivibile alla tradizione della composizione, tra virgolette, classica, dove si ripresenta il tema iniziale con un gioco motivico, di nuovo dal carattere ritmico, melodico, molto pop, che interessa la parte seguente, successiva. La ripresentazione del tema in un'altra tonalità e dei caleidoscopici arpeggi che hanno connotato la prima parte, si ripresenta verso la parte finale, dove il tema e i due temi delle due mani si rarefanno di nuovo, fino alla conclusione, dove è richiesto alla fine l'intervento con le dita sulla cordiera del pianoforte. Io, avendo a disposizione adesso un ottimo digitale, non posso farlo, per cui alla fine mi limiterò semplicemente a fare il gesto del glissato sulla corpiera. Bene, questo è Diane. Thank you.
Buongiorno, il settimo brano dell'album Musical Harem si intitola Colori. Colori è un brano in La minore connotato da una esplicita tristezza. È molto evocativo, molto intimo e particolarmente intenso nella sua connotazione melodica. Svolge questo tema discendente più volte che da una struttura accordale iniziale poi si sviluppa in arpeggi. Ed è un gioco, un discorso musicale, narrativo, che si espleta in una dimensione episodica, conseguenziale, dall'inizio con questo tema in La minore che poi si sviluppa in questi arpeggi, dove questo cuscino di arpeggi continua a sostenere la linea melodica, alle sezioni successive che si accentuano, si quasi infiammano in una parte fortissimo mediana, per poi astrarsi di nuovo in questo gioco motivico che coinvolge varie parti della tastiera. Devo dire che rispetto alla scrittura della composizione, il brano mi ha suggerito delle modifiche, soprattutto da un punto di vista melodico, in alcune riesposizioni della struttura iniziale, dove così ho pensato di creare una mia versione del brano Colori, semplicemente riportando in delle ottave superiori lo stesso tema, ma non ho assolutamente voluto cambiare la morfologia generale del brano. Il brano presenta stilisticamente questi accordi che sono tipici del compositore, dove le armonie di quarta, di quinta e di nona si susseguono in maniera felice nelle strutturazioni armoniche, e condensa tutto il suo discorso musicale verso la fine con un movimento che si placa e crea questo mare calmo di espressione in cui in re maggiore, denso di armonie di nona, il brano si conclude con questo vapore sonoro. Bene, colori. Thank you.
L'ottavo brano della raccolta musical Harem si intitola Gemma. Gemma è una gemma musicale in La maggiore che rievoca gli arpeggi di una chitarra, sui quali si sviluppa e nasce quasi dal nulla un tema molto ritmico alla mano destra che è connotato da questi accenti negli stessi arpeggi tipicamente chitarristici. È un brano dal carattere molto sereno, molto solare e distensivo, che è una delle peculiarità estetiche tipiche di tutto l'album, questa grandissima piacevolezza e questa grandissima capacità di magnetizzare l'ascolto con queste armonie immediatamente esplicite e trasparenti. E si sviluppa secondo questa struttura d'arpeggi per quasi tutta la sua durata, con degli interventi accordali nella terza pagina e con uno sviluppo motivico che fa pensare a certo simbolismo debussiano nella parte che va da pagina 3 a pagina 4, per poi sfociare nella ripresa del tema iniziale, dove gli arpeggi diventano anche salti d'arpeggi. Sicuramente non facilissimo da un punto di vista pianistico, e con una struttura armonica che riecheggia qualcosa di modale, con cui il brano si appresta alla conclusione e conclude in La maggiore, facendo suonare anche il primo La grave dello strumento. Bene, questo è Gemma. Thank you.
Buongiorno. Il nono brano dell'album musical Harem si intitola Katia. Katia è in fa diesis minore ed è uno dei brani che si ascrivono più pienamente a una tradizione di carattere commerciale, New Age piano in maniera molto più ridondante. È in fa diesis minore e si presenta con questo fluttuare pianissimo di bicordi, su cui poi, con un sapiente uso espressivo di pause che durano intere misure, inizia un tema discendente, eco dei più fortunati cliché melodici provenienti da le più recenti serie televisive, che fanno pensare a sicuramente i più goduti di nuovo. Incipit melodici tratti da una tradizione cinematografica generale. Presenta questa vita cangiante di una modalità minore, di una modalità maggiore, distante dal punto di vista armonico, e ha una grande capacità magnetica sonora e si sviluppa poi secondo una volontà più sinfonica nella parte che segue, dove dal fa diesis minore motivicamente il tema si trasforma. Da un punto di vista così tonale, in fa diesis maggiore e sviluppa ancora questo tema che da triste e malinconico diventa solare ed espressivo, creando questo fantastico gioco tematico e questo lavorio tematico, sicuramente memore delle più romantiche tradizioni musicali. Non è lunghissimo, ma espleta una vita tematica e musicale veramente notevole. Beh, questo è Katia. Buongiorno. Il decimo brano dell'album musical Harem si intitola Elena.
È un brano sinfonico, sonoro, sin dall'inizio. È molto difficile da un punto di vista tecnico, con una grande esploit sonora in mi maggiore e accordi più che fortissimo, che fanno da preludio a una vita melodica successiva dal carattere ritmico molto inquieto e non simmetrico. Un tempo segnato di 7/16 all'inizio della sezione successiva, allegro moderato, sviluppa un gioco motivico polifonico formato da un tema alla mano destra e il suo antagonista alla mano sinistra, che si svolgono secondo un cliché melodico e ritmico assolutamente di stampo commerciale per quanto riguarda gli ambiti musicali, e però connotano una grande scrittura pianistica dal carattere sicuramente molto trascendentale, soprattutto nella parte successiva. In questa sezione il tema si sviluppa con grandi giochi motivici che dopo si arroccano nella parte che segue, più calmo e molto rubato, dove esce fuori un secondo tema dal carattere molto evocativo e pieno di rubati, che si sviluppa a seguire con la riproposizione del gioco in 7/16, che era tipico della seconda parte iniziale, in cui il tema adesso si sviluppa in maniera molto più larga, ampia, sonora e sfocia nel sinfonico e più che fortissimo episodio in mi bemol maggiore, molto difficile tecnicamente e molto motivico, anch'esso polifonico. Il brano dopo questa grande sezione si rarefà nella sezione successiva, quella della coda finale, in cui il tema viene ripresentato per l'ultima volta a mo' di eco finale e poi si smaterializza in una sorta di eco dal carattere modale, dove viene chiamata a suonare in maniera molto melodica la parte più acuta dello strumento e dove, dopo quattro battute, il brano si arena nella sua conclusione molto pacifica e molto luminosa in un la maggiore con la presenza dell'accordo di sesta, semioticamente uno degli accordi che più uno degli intervalli, pardon, che più richiama una situazione affettiva, emotivamente amorosa che la storia della musica ci abbia consegnato. Bene, questo è Elena.
Buongiorno, l'undicesimo brano dell'album Musical Harem si intitola Anna ed è uno dei brani con il tema più vicino a una dimensione della canzone pop di tutta l'intera raccolta. Ed è anche uno dei brani che ha uno sviluppo più insospettabile rispetto al proprio inizio di tutta la raccolta. Dunque, Anna, do diesis minore, con un carattere melodico ritmico, proprio la canzone pop. E con un sostegno armonico costantemente imperniato su arpeggi di nona la mano sinistra che continua e si sviluppa per circa una pagina e mezzo e poi insospettabilmente sfocia in un gioco musicale sicuramente molto molto notevole in cui il tema viene presentato nella parte centrale e contemporaneamente le due mani svolgono un complesso e molto sonoro caleidoscopio di arpeggi in biscrome per moto contrario l'uno contro l'altra, dove il tema centrale viene sempre svolto e creano questo effetto sinfonico di un tema che naviga, fluttua su un mare di arpeggi sino alla sua conclusione. Conclusione che continua a mantenere questa struttura molto sonora e molto luminosa di arpeggi, formati da sempre arpeggi di nona su tonalità chiaramente identificabili, e si conclude con un grande arpeggio finale ripetuto tre volte e con un accordo che fa da eco a questa voluta notevole di arpeggi con cui il brano si connota e si conclude. Questo è Anna. Thank you.
Buongiorno. Il penultimo brano dell'album musical Harem, il dodicesimo, Daniele, è uno dei più eterei, è uno dei più sospesi, stellari, simbolici, notturni. Ed è l'unico brano dell'intera raccolta, dell'intero album, meglio di raccolta, ad essere imperniato sulla forma compositiva del tema con variazioni. Ha un tema, tre variazioni, dove fra la seconda e la terza vi è un interludietto. È un brano strepitosamente significativo. Inizia quasi con un non inizio, con un gioco alternato di ottave spezzate alla mano sinistra in Si maggiore, questi sì che si alternano. Che crea un ostinato sul quale si poggia una struttura armonico-melodica insieme. Sono degli accordi suonati arpeggiati ma in note reali che creano una proto-melodia, una pseudo-melodia, una melodia di accordi. E questi accordi cangianti, come luci, come suoni di luci, mi viene da pensare allo scriabine dalla clavecina alla lumière. Che si alternano in questo tema assolutamente singolare. Questo tema scema e si rarefà verso la fine dell'esternazione, dell'esposizione del tema appunto iniziale, per poi proiettarsi immediatamente sulla prima variazione, in cui tutta questa struttura d'accordi si trasforma in un ostinato di quartine di semicrome. Crea un motore continuo sul quale, sotto il quale e sopra il quale la sinistra dipinge questi pirotecnici salti, questi voli stellari, ricoprendo tutta la tastiera con dei vistosissimi incroci di mani e ripercorrendo, riproponendo e facendo rivivere tutta l'intera armonia precedente. La sezione più concretamente melodica è la seconda variazione, un allegretto scherzoso, sempre in Si maggiore, dove il tema diventa molto, molto più esplicito in una struttura ritmica, ta-ta-ta-ta-ta, e sulla quale il gioco stellare delle ottave della sinistra che ricoprono tutta la tastiera si fa sempre più intenso e visivo. Questa seconda variazione poi sfocia in un interludietto che fa da commento a tutto ciò che succede e preludia, interludio, preludio, interludietto, all'ultima sezione. Tra l'altro, interludio è un termine di assoluta proprietà, prassi organistica, perché il preludio pure, ma il preludio, la storia del pianoforte, la storia della musica, lo ha visto usare dai compositori per moltissime destinazioni strumentali e orchestrali, ma l'interludio è un po' più raro ed è più organistico o sinfonico che non pianistico. E dopo l'interludio arriva la magnifica terza variazione, un viaggio nelle stelle, sospeso completamente da terra, in cui il gioco di ottava diventa una voce, il gioco interno dell'accordo, dell'arpeggio, diventa una seconda voce e la sinistra diventa una terza voce insieme, magnificamente sonori, magnificamente melodici, che vivono e si spengono fino alla fine nello stupendo sfociare di questo Si maggiore, ma tutto per quarte. Questa sovrapposizione accordale che crea questi colori fra di loro molto molto diversi che si scontrano, quasi concertano, secondo la logica semantica, per poi ritornare al disegno iniziale e concludersi questo magnifico brano. Ecco a voi, Daniele. Thank you.
Buongiorno. Il tredicesimo e ultimo brano dell'album Musical Harem è il più complesso, il più difficile, il più mastodontico, trascendentale, funambolico, sonoro, sinfonico brano dell'intera raccolta. È uno dei brani che può tranquillamente figurare nel repertorio da concerto di un recital di grande virtuosismo pianistico trascendentale, richiede un notevole impegno tecnico ed è connotato da una grande struttura polifonica. Ha una caratterizzazione molto febbricitante, è un presto, ma non troppo, è un sol diesis minore, e inizia come se fosse una fuga, con un tema che si sviluppa alla mano sinistra. Viene contrappuntato da un altro tema. A questo se ne aggiunge un altro che inizia la mano destra. Questi tre temi svolgono una costante vita polifonica, scontrandosi, concertandosi perennemente, costantemente in tutto il brano. Dall'inizio alla fine, con episodicità diverse e con una scrittura sempre nuova e sempre rinnovata, voglio dire, sempre molto impegnativa, molto difficile tecnicamente. Brano dal grande carattere vitale e dal grande carattere melodico ed episodico. Costantemente molto fitto nella scrittura e nella melodicità. Tutta questa grande macchina comincia a trovare una apparente situazione di più calma nella quinta pagina, battuta 115 circa, del brano, dove il tutto diventa più seduto simbolicamente, più narrativo, ma solo apparentemente per poi aprirsi di nuovo a pagina 7 con una notevole artificiosità contrappuntistica. La ripresa del tema iniziale ha valori raddoppiati, sul quale, questo alla mano sinistra, la mano destra continua a eseguire gli altri due temi. Veramente molto notevole. Da qui poi si passa alla sezione più funambolica e più listiana, della parte finale, dove il tema viene spezzato in accordi centrali sostenuti da delle grandi volute alla mano destra, e dove, dopo una sinfonica situazione statica in re bemol maggiore, inizia l'ultima parte veramente funambolica del brano, che dopo un'ascesa in notine si sviluppa in un poderoso e molto Sturmer, mi verrebbe da dire, episodio della ripresa del tema in sol diesis minore, meccanicamente molto difficile, fra mano destra e mano sinistra, sempre polifonico, e poi questo disegno molto così acceso si intensifica ancora di più per diventare un grande movimento di cadenza finale, a partire dall'allegretto accelerando molto sino al fine di battuta 234, dove questo grande disegno musicale assume dei connotati di grande sonorità e si proietta verso la fine, dove viene richiesta la massima possibile sonorità allo strumento, con questi grandi accordi e questi grandi cluster che trionfalmente descrivono e scolpiscono la fine del brano, dove vi sono anche dei vistosi glissé sulla tastiera, la parte bianca, i tasti bianchi della tastiera, con una dinamica veramente ai massimi possibili dello strumento. Ci sono quattro F con cui il brano poi si completa nella sua esternazione melodica in sol diesis minore, in sol diesis, pardon, sol diesis maggiore. Bene, questo è Crystal. Thank you.